Benvenuti a questa nuova serie di incontri dal titolo Le note della musica che Videomedia, in collaborazione con la Società del Quartetto di Vicenza e l'Orchestra del Teatro Olimpico, offre ai telespettatori. Il titolo Le note della musica ha in sé un doppio significato. Le note sono l'elemento base della musica, ma con note posso anche intendere spiegazioni, appunti, esempi. Ecco che allora in questa serie di incontri vi parleremo di musica e ve la faremo anche ascoltare, cercando di eliminare, prima di tutto, di superare certi pregiudizi. Musica classica? Non me ne intendo. È quello che spesso mi sento dire da amici, ma la stessa persona non esita a parlarmi dell'ultimo film che ha visto o dell'ultimo libro, pur non essendo né regista né attore, né giornalista né scrittore. Vi assicuro che per ascoltare musica non serve conoscere le note del pentagramma, così come non ci serve sapere che Beethoven è nato 250 anni fa a Bonn e non a Vienna. Posso andare a concerto senza sapere che la famosa scala non sempre inizia dal Do e che il piffero non è il flauto dolce. Basta lasciarsi andare alle emozioni che la musica porta con sé, basta aprire il nostro cuore, la nostra mente e cominciare un po' ad amarla, magari saperla un po' riconoscere, questo sì, per avere una minima idea per poterla scegliere. Vari momenti, varie occasioni, ma la musica classica fa parte del nostro quotidiano più di quanto noi pensiamo. Vi do qualche esempio. Questa è l'aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, che Piero Angela ha scelto e è diventata famosissima appunto perché è la sigla iniziale del programma Quark. La musica è un linguaggio universale, comprensibile a tutti, indipendentemente dal nostro grado culturale, e pensiamo che la possiamo godere in ogni parte del mondo senza bisogno di traduzioni. Quindi, per me è possibile ascoltare una sinfonia di Tchaikovsky, una sinfonia di Prokofiev, senza conoscere il russo. Ma non posso fare altrettanto se volessi leggere un romanzo di Tolstoj o di Chekhov in lingua originale. La musica è una macchina del tempo formidabile. Basta un batter d'ali e ci troviamo nel 1300, con un ritmo danzante. Gli spettatori di mezza età avranno riconosciuto la sigla dell'almanacco del giorno dopo. La RAI lo mandava in onda prima di cena. Ed ora dal 1300 ci spostiamo al 1600 con il Te Deum di Marc-Antoine Charpentier, compositore barocco, un grande della musica sacra di quel tempo francese. Lo so, quasi sicuramente nessuno di noi sa qualcosa in merito a questo autore. Eppure avete indovinato, da più di 70 anni questa è la sigla molto solenne e pomposa dell'Eurovisione. Una domanda che spesso mi sento fare, ma quando nasce la musica e quanta musica è stata composta? Non c'è una data precisa. Si parla di 50-60 mila anni fa, addirittura con il ritrovamento di alcuni rudimentali strumenti ricavati da ossa, da pietre o da tronchi. Ma non pensiamo a dei brani musicali come quelli che stiamo ascoltando, sia pur solo accennati. Pensiamo a riproduzioni dei fenomeni della natura,
il soffio, ad esempio, che diventa vento, e poi il vento che muove le canne, ecco il suono. Pensiamo alla percussione di un tronco per imitare il tuono, o che può diventare anche modo per comunicare a distanza tra una tribù e l'altra. Anche il neonato a modo suo ci insegna che non esiste differenza fra voce parlata e voce cantata. Nelle sue prime vocalizzazioni non c'è certamente diversità. Le prime forme musicali quindi potrebbero nascere anche dal ritmo stesso, ecco le mie mani. Quando io cammino, uno, due, questo mi suggerisce un moto binario, un ritmo binario. È difficile dire quanta musica sia stata scritta, migliaia, milioni di pezzi, molto famosi che girano, magari pubblicati, ma posso immaginare anche tanta altra musica chiusa nei cassetti e col tempo dimenticata. L'Italia è la culla della musica. Lo dobbiamo sempre ricordare. Pensiamo che Napoli per anni, per secoli, è stata la capitale mondiale della musica. E non è da meno Milano, Venezia, Bologna, Roma. Noi italiani siamo famosi per l'opera. Pensiamo che ogni giorno nel mondo vengono rappresentate opere dei nostri grandi compositori come Verdi, Puccini, Bellini, Rossini, Donizetti, Mascagni. Molte arie e ouverture d'opera sono entrate nelle nostre case grazie alla pubblicità. Questa è la famosissima Marcia Trionfale dall'opera Aida di Giuseppe Verdi, e subito pensiamo alla meraviglia della nostra Arena di Verona, uno spazio fantastico per quest'opera. E questa la riconoscete? Forse ricordiamo la signora che puliva il pavimento sulle note della Vanera, dalla Carme di Bizet. E per restare nella musica classica utilizzata dalla pubblicità, è sorprendente pensare che un'opera francese ha ispirato un noto salumificio italiano che ha creato un jingle che è diventato quasi un tormentone. Le stelle sono tante, milioni di milioni. La stella vuol dire qualità. Questa è l'opera Fra Diavolo di Aubert, scritta nel 1830. Ma tra uno spot e l'altro serve un intervallo. E allora? Questo è Domenico Paradisi con la sua toccata in La maggiore, ricordiamo l'arpa, ma ricordiamo Intervallo, il mitico intervallo della Rai, con le immagini in bianco e nero, con le famose città d'Italia e i monumenti. Tornando ai capolavori della classica, presi in prestito per reclamizzare i prodotti di tutti i tipi, si va dai prodotti alimentari, ai prodotti di bellezza, all'abbigliamento, alle automobili. Gli esempi sono davvero tanti, e questo sta a dimostrare che un motivo indovinato può arrivare prima della parola stessa. Così via via abbiamo scomodato Boccherini. Sono le delicate note del suo minuetto e, se ricordiamo, viene servita in tavola una caraffa di vino rosso. Oppure ancora Handel.
un autore barocco utilizzato per pubblicizzare una nota marca di blue jeans. E per continuare, Satie. Che ha fatto da sfondo alla pubblicità in Italia di una camomilla e in Germania di una compagnia di assicurazioni. Succede anche che un brano venga utilizzato per creare delle immagini di tensione, di paura oppure di calma, di tranquillità. Bastano poche note e la mia mente crea un fermo immagine e vediamo tensione e paura nella toccata dalla toccata e fuga in re minore di Bach. Mentre respiriamo pace e tranquillità con la romanza in fa maggiore per violino orchestra di Beethoven. Per molti anni, lo ricordiamo, pubblicizzava un famoso brandy dall'etichetta nera. Non era certo nelle intenzioni di Bach o di Beethoven diventare dei modelli scontati, degli stereotipi, e non deve essere nemmeno così per noi. Alla musica classica si sono rivolti un po' tutti, vale a dire il pop, la canzone melodica italiana, il blues, il jazz. E via dicendo, pensate che Beethoven è entrato anche in discoteca con la sua famosa quinta. Nel 1976 Walter Murphy trasforma questo primo movimento in un successo disco dance. Se il cinema, la televisione e la pubblicità ci mettono la pulce, o meglio dire, la giusta nota all'orecchio, questi assaggi devono essere però degli stimoli per la nostra curiosità. Se di uno spot pubblicitario vi è rimasta in mente la musica, andate a cercare l'autore e il titolo del brano. Quei 30 secondi, di solito l'inizio del brano, fanno sicuramente parte di un pezzo più lungo e certamente più bello che vale la pena conoscere per intero. Ecco allora un mio consiglio, e non ve ne pentirete. Prendetevi il tempo necessario per scoprire tutto il brano, per assaporarlo, per lasciare che il brano, come ho detto, entri nel nostro cuore e nella nostra mente. Capirete che la musica è molto più di un sottofondo. Non fermiamoci quindi all'ingresso, ma entriamo nel mondo della musica classica. (Susurra)